metteremo su un altro laboratorio per lavorare con virus pericolosi come questi. Abbiamo bisogno di laboratori che si chiamano di biosicurezza livello 3, in cui si può lavorare in sicurezza anche con patogeni di questo genere. E metteremo su anche un laboratorio digitale, di biologia digitale, che essenzialmente sarà dedicato a predire al computer le sequenze, le strutture, come evolverà questo virus e come possiamo fare anticorpi e altre misure preventive per questo virus. Ecco a cosa serviranno i soldi raccolti da Unicoop con il progetto Sosteniamo la ricerca. In 40 giorni il crowdfunding ha ricevuto molte importanti donazioni, ma sono stati moltissimi i cittadini che anche con pochi euro alle casse hanno contribuito ad arrivare ad 1.578.099 euro. Siamo molto soddisfatti, anche perché questo, e ringraziamo tutti a partire dai nostri soci, è il frutto di oltre 150.000 donazioni, che vuol dire che sono stati tantissimi donatori per una cifra sì importante, ma è importante anche che abbiano partecipato chi ha dato 3 euro, chi ha dato 5 euro, chi ha dato 10 euro e poi gli imprenditori, i nostri fornitori, ma anche molta parte dell'imprenditoria toscana, per esempio, Confindustria ha dato una mano importante e molti di loro hanno donato sul conto corrente di Fondazione Toscana Life Sciences, perché questo ha significato quello che volevamo fare fin dall'inizio, cioè mettere al centro la ricerca.